Sì, parli pure. Night Action. Loro mi hanno detto di dirle questo. Codice, per favore. Penna, orologio, porta a fuoco. Pronto, è ancora in linea. Da parte di Sidewinder o Gazelle? Cosa? Io non la capisco. In che strada viveva la sua migliore amica Elaine? Io non ho un'amica di nome Elaine, ok? Lei chi è? Che ho chiamato? Senta, devo liberare la linea, ok? Ha sbagliato numero. No, no, la prego. Mia zia Emma Campbell. Lei e mio zio Harry sono in pericolo, mi hanno detto di chiamarla. Pronto? Sì, l'ascolto. Sono in pericolo, ci sono degli uomini e penso che mi stiano cercando. Quanti uomini sono? Io penso siano due. Uno l'ho visto bene, ho visto la sua faccia. Ok, dove sono? Mi serve l'indirizzo. 54 Wildwind Lane, a Stone Ridge. Ora è con sua zia e suo zio. No, loro sono lì, io sono in una casa vicina, la casa dei Finer. Serve una squadra al 54 di Wildwind Lane a Stone Ridge. Personale in pericolo, due assalitori. Mandate una pattuglia alla casa accanto, il nome deve essere Finer. Aspetti, con chi sto parlando? Sto cercando di aiutarvi. Contattare Fare e Hawkins, è un allarme Night Action, Sidewinder e Gazelle. Oh mio Dio, che succede? Andrà tutto bene, ok? Come ti chiami? Rose. Rose, sono Peter. E ti aiuterò. Vice direttore Hawkins. Sutherland, che diavolo ci fai tu qui? Diane Farr mi ha mandato a prendere la signorina. Tu sei Peter? Rose. Per portarla dove? Pensavo che fosse chiaro, non è Farr a decidere. Che cosa crede di fare? Signore, non lo so. Ma ha detto che ha inviato l'autorizzazione della Presidente al suo indirizzo email. Ciao. Ciao. Ascolta, andiamo a prendere dei vestiti, ok? Sì. Quindi hai fatto la tua scelta, giusto? Ora ti porterò via da qui, va bene? Se hai bisogno di me, sono qui. Chiamami pure, ok? Tu non entri insieme a me? Il mio grado non lo permette. Di loro la verità su cosa hai visto, Rose. Puoi fidarti. No, non posso. Ho sentito mia zia dire che alla Casa Bianca c'è qualcuno di cui non fidarsi. Penso che sapessero che qui c'è una talpa. Chi? Non lo so. Spero che non sia tu e non penso che sia tu. Devo fidarmi di qualcuno. Ehi. Noi li prenderemo. Fidati di me. Ti serve altro prima che vada? Cioè, tu non resti? Tu sei stato bravo. Grazie. Anche tu lo sei stata. Grazie. Sì. Ehi, un secondo, non devi tenere la linea libera nel caso chiamasse qualcuno. Credi davvero che se un agente dovesse chiamare troverebbe la linea occupata? L'ultima volta hai detto che doveva rimanere libera. Perché non hai risposto bene alle domande di sicurezza. Quindi volevi chiudere la chiamata. Che maleducato. Scusa, ok, non chiudo la chiamata stasera, promesso. Meglio di no, so essere molto vendicativa. Non voglio sapere quanto. Peter. Sì, che c'è? Mi sento così sola. Lo sono sempre. Specie ora che loro non ci sono e... Puoi fare colazione con me domani? Quando finisci di lavorare? Sì, certo. Chiamiamo il servizio in camera perché non mi fanno uscire. Va bene, grazie. Allora, una stanza con letti separati. Ok, un istante. Forse lei può aiutarci, in realtà. È sotto la mia protezione e c'è un uomo che la sta stalkerando. Mi hai detto che dovevo combattere. Ed è quello che voglio che tu faccia ora.
per me.